Ciao a tutti e bentornati in un nuovo... Ma no, potevi farlo con me. Ecco occasione per salutare le tre ragazze cozzoli che hanno partecipato ai sondaggi. Partecipate anche voi per essere salutate la prossima volta. Comunque, io non mi ricordavo più la mia intro, ma avevo una voce veramente squillante. No, ok, ci siamo appena svegliate e adesso chiederemo al nostro pubblico di YouTube. Allora, siamo a 50-50. Vabbè, ma l'abbiamo fatto 2 minuti fa, aspettiamo 2 secondi. Allora, adesso abbiamo fatto il sondaggio lì di andare fuori o dentro e fatalità è uscito fuori. Di andare a fare colazione. Terribile. Quindi vuol dire che ci dobbiamo preparare. Comunque, abbiamo scusate, fatto anche... commentate i miei pantaloncini. Sono bellissimi. Sono bellissimi. E quindi abbiamo preparato i vestiti e a me è uscito tipo una maglietta verde, a lei probabilmente uscirà tutto black. All black perché ho messo tutti i vestiti black. Neri. Ciao! Ciao! Cosa succede se non togli le pieghe? Mamma, diventa schizzo male. Schizzo male! Non ci deve essere neanche una piega. Adesso andiamo giù a truccarci e faremo un sondaggio anche sul trucco. Ok, allora adesso siamo in bagno e facciamo un sondaggio per il trucco. La Chiara è seduta sul successo. Che bello. Proprio comodo. Che mezzo di foto che ti fai per la faccia. E comunque siete ancora cattivi perché avete detto che dobbiamo andare fuori. Anzi, sono le 11:15, muoviamoci. Ah, peccato, mi sono resa conto che ho un po' di peli sotto l'ascella. Questo andiamo in piscina. Vabbè, dai. Gli chiediamo a lei se li devi togliere o no. Ah, sicuro. Non contaci. Allora, ci siamo truccate io natural, anche se in realtà volevo truccarmi all glam, ma vabbè, fa niente. Sì, lo so che sta vincendo natural, ma se io vincessi all glam, potrei usare questa palette dell'Anna Chiara, per favore. E anche l'Anna Chiara natural, e adesso sono tipo mezzogiorno e dobbiamo ancora fare colazione, quindi faremo... un altro sondaggio e chiederemo di fare colazione per pranzo o niente colazione o prendere qualcosa e andare via. Ci siamo preparate secondo gli standard? Sì. E è tardissimo. Ragazzi, troppo sbrego perché ho imprestato la mia macchina alla Sofì e quindi sta guidando qua a destra, poverina, non sa neanche le strade di Padova. Ok, qua adesso devi andare da... cambia marcia. Mamma mia, ragazzi, è un pericolo. Qua devi andare a destra. Mamma mia, comunque c'è un'ansia, ragazzi, voi non potete capire. Siamo al centro giotto di Padova. Faccio vedere un po' di views. No, è brava. Oddio. Gli è morta la macchina. Abbiamo parcheggiato in mezzo a 2 parcheggi. Vabbè, ragazzi. In questo momento stava vincendo il sushi e visto che non abbiamo fatto neanche colazione siamo entrate e abbiamo cominciato la vita. Abbiamo già cominciato a mangiare, comunque abbiamo ordinato un sacco di robe. Visto che il sushi non è dei più buoni, ci è venuta l'idea di mettere il sushi nei tovaglioli e dopo buttarlo nel water. O se no, l'altra opzione è metterlo nella borsa di Gucci dell'Anna Chiara. Che buono! Devi mangiare un'altra volta! C'era qua che non mangio. Oh my god! Il video è proprio... Oh my god! Raga, siamo appena scappate dal gym. Io ho buttato le robe dal cesso che alla fine ho dovuto usare lo spazzolino per buttare giù il sushi. Spazzolino quello per buttare giù la mano. E adesso stiamo andando al Mac, ma voi avete votato che noi non possiamo mangiare il gelato del Mac, ma artigianale. Esatto, a parte l'abbiamo appena messo. Poi io adesso voglio prendere al Mac quelle mozzarelline, tipo quelle crocchette alla mozzarella, perché ho una fame boia, non ho mangiato niente. E quindi mangiamo fame. Che schifo, ci vengo a vomitare, cioè il sushi veramente è stata la rovina, ragazzi. Cioè potevamo venire qua al Mac e basta.
Vabbè, adesso in teoria andiamo a casa, ci prepariamo lo zaino. Sì, non so se hanno detto che dobbiamo andare in piscina o rimanere a casa. Comunque dobbiamo mangiare il gelato artigianale. Esatto. Che andiamo alla Romana, che è tipo un posto strafico qua a Padova, tipo è buonissimo. E mangiamo il gelato. Hanno detto 100% piscina. Uè. Siamo andate a prendere il gelato. Ok. E adesso siamo qua parcheggiate illegalmente in un posto dove non dovremmo essere parcheggiate, quindi abbiamo messo le quattro frecce e siamo occhio qui. Che non ti cada. Questo lo metto una chiara. No. Siamo in piscina, faccio un bagnetto. Oh, siamo arrivati in piscina. Ma è andato sotto la doccia? Ma hai visto che là c'è tipo mezzo in Audi? Cioè, la seduta al bar, sì, cioè, cosa? Cioè, sono venuti in piscina, solo che piove, sono andati via tutti. Va bene, allora la riporto giù. Ok, siamo in piscina alla fine e ho tutti così smerdati, vabbè. E adesso mi sa che ce ne andremo perché continua a piovere. Vabbè, ciao. Adesso siccome ci è venuta fame, allora o andiamo a casa mia poi andiamo a prenderci i paninetti che li da un euro al McDonald's, che non sarebbe una brutta idea. Dritto. Abbiamo preso! Abbiamo mangiato come dei buoi e io ho finito i soldi, tra l'altro. Allora, qua abbiamo le quattro McChicken. Sembra uno di quei video, come si chiamano? Mukbang, che vabbè, che praticamente mangi. Che merda, raga. Non l'abbiamo ordinato. E per me? Ma cosa fanno quelli chicken lì dentro a quella roba? Dentro a quei video? Mukbang. Ah, però è buono. Cosa fanno? Mangiano davanti alla telecamera e parlano. E dopo raccontano quel che vogliono. Sì, ma che è strano. Mi hanno toccato mangiare davanti alla gente, che merda. Mm-hmm. Devi mangiare con la bocca aperta praticamente. Poi se stai zitto c'è quel silenzio imbarazzante. Che culo. Non so se avete visto, ma ho appena spanto. Volevo fare un video bello dove intingevo, ma fa cagare sto video. Vai. Oddio. No, ho perso un pezzo. Sono buonissime. Guardate. Grazie per la visione. Alla prossima. Ciao ragazzi, ci siamo finalmente buttate nel letto. Mamma mia. E non ce la facciamo più perché tutto il giorno che continuiamo ad andare. È arrivato il momento di salutarvi. Io adesso vado a casa, prendo il treno. Ciao. Spero che il video vi sia piaciuto. Un bacio e alla prossima.